Del Centro della Cultura per l'Infanzia, una uh, realtà fortemente uh, sostenuta dall'assessorato alla uh, cultura e alla pubblica istruzione retto uh, dall'avvocato Gina Lupo. L'abbiamo la qui al, al mio fianco e uh, dopo aver parlato di alcune attività fondamentali portate avanti da questo centro, mi riferisco proprio alla sfida no? per, la, per la lettura, la lettura di un uh, buon uh, libro. Alla creazione delle favole ci sono altri spunti, ci sono altri input, per così dire, che vengono eh, praticati, lanciati nell'ambito delle attività del centro. Beh, se come abbiamo detto, per i bambini, per i bambini più piccoli eh, miriamo su, attraverso le favole a esprimere la loro creatività e il loro mondo, perché come ho detto il bambino piccolo in, racconta la sua favola, la mima e costruisce anche il libro della sua favola preferita. Per i bambini più grandi l'intervento educativo e formativo attraverso sempre il gioco, attraverso sempre un momento ludico, perché il bambino si deve divertire, imparare divertendosi, e lì e cerchiamo di dettare delle basi molto più importanti come per esempio un'educazione alimentare, spieghiamo i vari alimenti la loro funzionalità, il non farsi prendere la lasmania per esempio della dieta per creare dei disturbi dell'alimentazione, si affrontano delle tematiche anche più importanti come il bullismo eh, per i bambini un po' più grandicelli e per gli abusi in genere che possono provenire anche dal, dalla stessa famiglia. Il centro serve anche a permettere di incontrare i genitori, svolgeremo degli incontri con i genitori sui temi ammeccari come il bullismo, il cyberbullismo, eh, come gli abusi interextrafamiliari e quindi qui ci rivolgeremo ad i genitori che in reagiranno con me, con il mio staff, ma inoltre per il 2017 abbiamo dato il via a tre importanti iniziative. La prima iniziativa è il dare l'avvio al primo campionato di lettura ad alta voce, questo è un progetto a cui io tengo moltissimo sulla scorta di quello che avviene nei paesi anglosassoni dove i bambini sono frequentemente invitati a misurare le loro capacità attraverso una sana competizione perché non ci sarà mai il vincitore, in realtà i bambini saranno tutti vincitori, abbiamo lanciato questa idea del campionato interscuola e devo dire che molte scuole in complessi di scuole hanno aderito. Adesso siamo nella fase della redazione del regolamento perché noi dobbiamo, come ovvio, essendo un vero e proprio campionato in piena regola, avere un regolamento. Scegliere i testi che sono differenti a seconda delle classi dei bambini, prima, seconda e terza elementare, quarta e quinta, prima e seconda e terza media. Perché i testi devono essere gli stessi su cui i bambini si devono sfidare. Ci saranno delle semifinali perché i bambini si sfideranno nella loro scuola, poi i vincitori, i migliori, sfideranno gli altri bambini di altre scuole. E così via attraverso finali e semifinali. Insomma, arriveremo agli ottavi, per usare un gergo a te eh, molto caro, e poi arriveremo alla sfida finale. Che mi auguro sia coincida in aprile con il giorno della giornata per il libro mondiale sul libro. Perché quale giorno migliore che non festeggiare il primo campionato di lettura ad alta voce? Il secondo eh, momento a cui noi abbiamo pensato è quello di creare l'angolo della carezza, eh, dove nel centro, appena il clima sarà un po' più mite, porteremo alcuni piccoli animali di cui. Molto spesso i bambini non hanno contatto diretto se non attraverso fotografie o libri come un piccolo asinello, una capretta tibetana, un piccolo eh, porcellino d'India, cuccioli eh, di cane o di gatto, chissà, magari anche un puledrino. Eh, che saranno messi in un angolo nel centro della cultura. Mi auguro di sabato e anche di domenica, così i bambini avranno il loro angolo della carezza. Perché guarda, Luigi, è stato sperimentato in alcuni asili in cui l'animale domestico è entrato proprio nell'asilo che il bambino viene abituato al rispetto nei confronti dell'animale, a rispettare i suoi tempi, a rispettare la sua voglia di giocare o non di giocare e si hanno meno casi di bullismo perché il bambino esercita una relazione diversa dalla prepotenza nei confronti di un animale quindi quale mezzo migliore ci può essere per quello. E per ultimo, la lascio per ultima ma è un'iniziativa che mi sta molto a cuore, il centro per la cultura ogni martedì e ogni giovedì già da subito Luigi potrà essere fruito dai genitori separati perché guarda spesso io mi rattristo a vedere i papà Separati che incontrano i loro figli nei bar della città. E spesso questo accade di martedì e giovedì. Non so perché è una convenzione dei nostri tribunali concedere ai papà il martedì e il giovedì come giorni pomeridiani no? dove possono incontrare i loro bambini il sabato. Bene, io ho chiesto che questo centro meraviglioso dove ci sono delle educatrici fantastiche possa essere anche usufruibile dai genitori separati, dai papà, che quindi in un ambiente sereno, molto allegro, colorato, con delle educatrici preparate, possano portare i loro bambini, possono giocare con con i loro bambini, possono attingere ad una grande biblioteca che abbiamo lì per fasce di età e ci saranno anche dei testi specializzati proprio per chi sta attraversando la fase critica di una separazione. E quindi credo che questo anche sia un qualcosa di importante per queste tre innovazioni che vanno ad aggiungersi già, già al grandissimo lavoro che il Centro Culturale per l'Infanzia in questi ultimi anni ha posto in essere.